Ragazzi, se veramente Mario non crepa manco così, Bowser veramente, cioè, datti all'uncinetto perché non ce la farai mai. Bowser Fury è uscito l'altro ieri, non so quando caricherò sto video, quando avrò voglia. Sembra essere un bel giochetto con i Pokémon Dynamax, capito? Però dura poco, quindi vediamo un attimino se riesco a farlo in un episodio o due. Secondo me dura di più il caricamento. Ah no, ecco, scusami. Uccellini, pio pio. Poi chi ci sta? Mario, ma pensate. Va bene, delle gomme per terra, ci può stare. Marciapiedi di Roma sono pieni. Oh, ah ma non sono gomme. Attento. Vabbè, ah, sono caduto semplicemente nell'inchiostro. Allora, guardarsi intorno. Tra l'altro una cosa figa è che questo mondo è tutto open world, nessun caricamento. E alla gente che non piace aspettare come me piace questa cosa. Quindi, allora, dove sta Bowser grosso grosso? Io ritirata. Non è vero, c'ho due palle che non immagini, Bowser, più grandi delle tue adesso. E mo? Vabbè, vado di qui. Tiè. Posso salire qui? Mi perdoni un attimo, Bowser, voglio fare il giro della mappa. Non ho mai giocato a 3D World, quindi non so la logica del gioco. Beccate sto faro. Sì. Vattene via. C'aveva pure la barra di vita. Allora, c'è qualcuno che ha bisogno di me. È Mini Bowser, Bowser Junior, quello lì. Ah, ci sta spiegando la lore del gioco, probabilmente. Ok, non so cosa sia successo. Ah, ok, vabbè, non si sa che è successo. È troppo grande e troppo arrabbiato. Non ce la faccio a far tornare il mio papà. Bowser, me ne frega un cazzo. Fammene tornare a casetta che devo andarmi a fare cose con Peach. Ma una volta che lo chiedi a mio fratello Luigi, no, va bene, sempre io. Ma pure Wario, penso che sia in città. Waluigi tante volte, è più alto e più snello. Quanto dovrà aiutarmi? Allora, facciamo un po', un po'. Cioè, non prendere troppa confidenza, è questo il messaggio. Hai chiesto a Bowser Jr. di aiutarti un po'. Bowser Jr. non rompere la quarta parete, per favore, basta con i tutorial dei comandi. Comunque non posso chiamarlo ogni volta Bowser Junior, lo chiamerò Jay. Sti cosetti, io non so niente di sto gioco, perché c'hanno le orecchie. So che c'è Mario Gatto, però non so il senso di Mario Gatto, mi fa anche un po' ribrezzo, ve lo devo dire. Ma è un gattino, che ci devo fare? Me lo devo mangiare? Che devo fare? Via. Ah, sei fortunato gattino. Oh, eccolo il gattino, madonna mia. Mi dispiace vedere Mario in queste condizioni, capito che deve fare il gattino. Vabbè, guardarsi intorno, vedete? Quel coso cosa sarà mai? Madonna mia, quanta rabbia che c'ha, ma poi che cosa è successo? Vabbè, si è incazzato, e pure io però non scherzo, sono proprio incazzatissimo. No, mannaggia a me, non pensavo. Che ho trovato? Un sole gatto, ma pensa a te, fai risplendere il faro? Ah, ok, così si sbloccano i fari, che servono per sconfiggere Bowser. Vabbè, si è dato. A posto, è tornato il sole. Il faro vuole mettere in chiaro una cosa. Scusami, faro. Chiarisciti. Quella vernice furiosa scomparirà alla luce di un sole gatto. Va bene, c'è qualcosa di nascosto tante volte? Boh, no. Sono un po' nabbo, io ve lo dico. Giga campana. Ciao, sembra che Bowser Jr. voglia dire qualcosa. Parla, Jay, lo so che parli solo col mio permesso, però te lo do. Che cosa vuoi? Wow, quella è una giga campana. Dobbiamo liberarci di questa sostanza nera appiccicosa. Va bene, lo so, l'avevo già capito. Tra l'altro, tutti gli esseri viventi in questo posto hanno le orecchie, giusto? Perché? Non si sa. Gattini, ma che devo fare con sti gatti? Io non ho capito, li devo colpire? No, poveri. Arrivo? Allora, siamo arrivati al secondo faro. Mamma mia, il faro ha un'informazione illuminante. Dimmi tutto, faro. Mi piace parlare con gli oggetti inanimati. Raccogliere monete può essere molto utile. Grazie, faro, sei un vero amico. Come faccio io ad andare lì? Che volete? Ma c'è tipo un tempo limite? Ogni tanto risbuca lui e rompe le palle. Eccola, lo sapevo. Bowser, basta. Allora mi serve. No, ok, non mi serve questo, mi serve Mario Gatto. No, ecco, Mario Gatto, per favore ritorna, grazie. Corri, 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 corri. No, sali, 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 sa. No. Cos'è? Luigi. Mannaggia Luigi. Ci credo che non ti chiamano, guarda in che condizioni stai, ma che devo fare? Mi fa pure le pernacchie. Luigi. Mannaggia. Vabbè, non è stata una grande cosa. Luigi lo so, i boomerang sono il suo punto debole, andiamo. E infatti, muori Luigi, bastardo. Non ti voglio più come fratello. Un sole gatto? Senti, io 5 sole gatti li ho raccolti. Quando la bestia si risveglia, subisco anch'io lo stesso destino. No. Ora posso trasformarmi in Super Saiyan. È morto Krillin, praticamente. Krillin, scusate. E dove sta? Eccola. Bowser, lo so che stai a stringere il culo. Eccomi. Madonna mia. Potente. Massello. Tiè. Ammazza Mario. Complimenti. Allora, che devo fare? Madonna mia. No, no, non va per niente bene. Adesso ho sbagliato, ragazzi, pure di tanto. Aiuto, aiuto, questo mi salta addosso. Mi piace sta musica, è molto incazzosa. Bravo così. Ecco, bravo io, no, un po' di meno. Po'. Mamma mia, ti ammazzo pure così. E olè.
Abbiamo sconfitto? In Super Mario è sempre così, i nemici vincerebbero, però fanno sempre attacchi con cui si rendono vulnerabili. Se stessero fermi tutto il tempo, vincerebbero sempre. Ciao, pensavo di aver già finito il gioco, invece no. Ha voglia a te a fare a botte con Bowser, va bene, mi piace. Mi piace come non ti dicono come usarli sti cosi, vabbè, allora, vai qua. Oh, cos'è? Cos'è? C'ho il collare adesso, come mai? Che cosa fa? Allora, arena artiglio, mi sono infilato in un'arena. È un po' scemo, quindi sarà molto facile batterlo in teoria, eh. Poi io, aiuto, diventato invisibile, guarda, non ti vedi proprio. Opla. Insomma. Oh, muori, crepa, esplodi. Ho sbloccato sto coniglio. Ah, così proprio? Che fastidio, madonna mia. Ecco, sta arrivando pure Bowser. Arrivo, arrivo, preso. Mi è spawnato qui sotto, aspetta. Mi servirebbe adesso Bowser, devo sbloccare un po' di zone. Bowser, non è che tante volte, scusami, bestia, non è che tante volte puoi sbloccarmi qui. Bowser, dove sei? Dai, bravo, qui, qui. Dai che ce la fai, colpisci? Si è scocciato e se ne va. Questo è Bowser, la bestia. Cos'è? Cos'è? Aspetta, questa cosa è fighissima, eh. Posso? Piano piano? Ah, vabbè. Vedi perché non mi piace Mario Gatto? È un po' patetico. Io lo dico, così Peach non la rimorchi. Vabbè, a te non te ne frega tanto. Aio. Oh, torna al bel maschione che sei veramente. Ancora meglio Mario, così veramente sei piacente. E tra l'altro me ne manca soltanto uno. Scendiamo qui. Mancatissimi. E qui? Ma così a gratis? Ah, cos'è? Torre invisibile, così vicino, così lontano. Guarda se siete stronzi, me la mettono qua davanti. Che poi me ne manca soltanto una. Poi c'è lui, non si sa che sta a fa. Ok, qui è apparso qualcosa, ci sono salito o no? Invece sì, guarda. Ok, si sale da qui. Allora, ce l'ho fatta, eh? Quanto so forte, scendo qui. Ed eccolo qui, Sole Gatto, abbiamo anche l'ultimo. Oh, ha spuntato un tubo. Quindi, io scendo, eh? No, ma pensa a te. Incredibile, grazie. Allora, è il momento del risveglio del Saiyan. Devo andare a combattere Giga Dynamax e Bowser. Superpotere, attivati, eccomi. E poi appare lui. Caricamento. Ci vuole un po' ad attivare questo potere incredibile. Eccomi, sono un leone. Bowser, vienimi addosso. Ho bisogno della campanella. Campanella, attivami, attivami. Eccomi. Aio. A posto, campanella, attivami. Ah, ma c'è un'altra campanella lì. Arrivo. No. Vabbè però, e che cazzo, pure io. Allora, attenti all'impatto stavolta. E ti salto addosso. Ritirata? Se ne va? E se ne va. Sembra che Bowser Jr. voglia dirti qualcosa. Dimmi. Arg, incredibile. È scappato di nuovo. Il mio papà è il migliore del mondo e sa benissimo quando è il momento di ritirarsi. Sì, sì, parati il culo. Ancora sulle gatti. Mi ha rotto tre quarti di palle. Potrebbe esserne rimasto qualcuno sulle isole che abbiamo già visitato. 20? Vabbè, dai, niente di che, altre 10? Ed in teoria la terza è sempre quella finale. Non è che finisce col quarto scontro, sempre il terzo. Ma chi è questa? Ma si è travestita, palesemente. Vabbè. Scusi, ma lei prenderà veramente un sacco di botte. A posto. Cos'è sta cosa? No, ragazzi, ma quanti potenziamenti ci stanno? Wow. Ma Super Mario Elica vi stava sulle palle? Fammi capire. Aiuto. Va bene, Bowser, non è proprio il momento perfetto. Aiuto, pazzo! Questa musica è un sacco simile allo stile di Hunter Hunter. Salite su sta torre e ditemi se non è vero. Comunque, fammi salire. Allora, qui ci vogliono i pro player. Indovinate io che cosa sono? Un pro player. Quindi scendo, piano piano. Oh, miglior giocata del 2021. Già le ho previste. E di certo nessuno farà mai quello che ho fatto io. Allora, devo andare ancora. Ed ecco un sole gatto. Ole. Ah, ok, dai, ci facciamo una bella garetta per finire. Ma che è? Cos'è? Ma che fa? Bowser è sceso a colpire la palla. Sta palla bisogna vedere che caspita è. Vabbè, ciao. Senti, facciamoci la gara, mandiamo tutto a quel paese e basta. Vai, Bowser, ma che vuoi? Oh, si è messo davanti. Ok, ho i 20 sole gatti, un messaggio sì, lo so. È arrivata ragazzi, la bestia è arrivata. Però sono pronto, sono prontissimo. Arrivo con tutto il coso, ci trasformiamo tutti e due. No, peccato. Bravo Mario con sto baffetto. Grande Mario, allora, questa è la volta buona. Non lo so se è la volta buona perché non si capisce, c'ha un sacco di vita. Posso salire qui? No, ma era meglio se non lo facevo. Però posso afferrare l'oggetto. Mario sei grosso. Te lo inficco nel... lo sai dove, lo sai. Ma così? Boom, madonna. Beccate questo. Boom, l'ho fatto davvero. E beccate pure questo. Quante ne vuoi ancora? Che schifata, signori. Allora, ultima trasformazione. Peccati questa, peccati questa. Ma sto facendo qualcosa, anzi, hai capito. Boh. Boom. Ce l'ho fatta?
Esploso? Ho vinto? Dov'è Bowser? Dai, lo voglio abbracciare. Sembra Bowser Junior. Sì, dimmi, testa di cazzo. Allora ci sono. Ci stanno un sacco di gatti, come al solito. Quanti ne devo prendere? Spero che questo video vi sia piaciuto. 40 gattini sono veramente tanti. Vediamo se... cosa? Vediamo se nel prossimo episodio riusciamo a finirlo questo gioco. Sicuramente sì. Quindi, niente ragazzi. Spero appunto che questo video vi sia piaciuto. Ditemi se volete qualcosa su Super Mario 3D World pure, quello che volete. Vi faccio sempre felici, ci metto un po' ma vi faccio felici. Vi ricordo che ho un canale Telegram, un canale live, quello viola che trovate in descrizione. Incominciate a seguirmi che presto ricomincio con le live. E niente, ciao ragazzi.